Una mostra diffusa tra Potenza, Ruoti, Avigliano e Muro Lucano propone fino al 20 agosto opere di Eva Fischer, incisioni e litografie dell'artista che ha fatto parte dello storico gruppo 100 pittori di via Marguta. Ce la racconta Maurizio Landi. Un percorso lungo la provincia di Potenza e la Basilicata per le incisioni e le litografie di Eva Fischer, una mostra diffusa che riflette la vita itinerante della pittrice nata in Jugoslavia nel 1920, naturalizzata italiana e morta a Roma nel 2015, ma che nel corso dei suoi 95 anni ha vissuto a Parigi, a Madrid e a Londra, artista europea, titolo che le fu riconosciuto dall'allora comunità europea negli anni 80, che ha fatto parte del gruppo dei pittori di via Margutta, quattro sedi di esposizione per una settantina di opere in una mostra intitolata Eva Fischer, la strada lucana dei colori. E i colori impressi sulla carta riflettono le forme e le suggestioni delle nature vive e morte, dei ritratti e degli ambienti rappresentati nelle opere esposte che percorrono l'intero arco creativo dell'artista. Opere per la prima volta esposte in Basilicata, visibili fino al 20 agosto. In quattro sedi, la prima inaugurazione lo scorso 5 agosto a Ruoti, con l'apertura dell'allestimento ospitato negli spazi della Chiesa del Rosario. In questa sede, insieme alle opere della Fischer, per volontà dell'archivio Baumann e Fischer, sono esposte anche le opere di un artista ruotese, Gennarino Sileo, grande amico e medico della famiglia di Eva. Seconda inaugurazione, il giorno successivo, presso il chiostro del Palazzo di Città di Avigliano, ed ancora ora il capoluogo Potenza al Palazzo della Cultura e Turismo, con l'esposizione che è anche una sorta di prologo della mostra di Oli della Fischer sulla Shoah che si terrà nel giorno della memoria del 2024. Infine, ultima inaugurazione nella nuova sede Unitre di Muro Lucano.